tutti. Quest'oggi voglio parlarvi di creative therapy, vale a dire una terapia creativa. Ebbene sì, come sapete Tessiland pensa sempre al vostro benessere. Lo fa con il tè, con le tisane, con i libri, con l'uncinetto, i ferri e tutti i meravigliosi filati presenti sul nostro catalogo. Ma ci sono dei prodotti che sono destinati invece ad un altro tipo di terapia, volti magari ad essere dei validi sostituti, ad esempio alla classica borsa dell'acqua calda o ad esempio a del ghiaccio, con degli oli profumati che davvero possono inebriare la vostra casa e la vostra creatività. Analizziamo un po' nel dettaglio i prodotti appartenenti alla categoria Creative Therapy. Partiamo dalla lavanda. I fiori secchi di lavanda Tessiland, grazie ai suoi oli, sono ottimi per la terapia antispasmotica. Esercitano un'azione antidepressiva naturale, antibatterica, antisettica, calmano da stress, ansie e stati di agitazione, aiutano a conciliare il sonno e sono un neurotonico naturale. I noccioli di ciliegia Tessiland sono lavati meccanicamente e senza detergenti chimici. Sono ideali per la realizzazione di cuscini e affini. E questo proprio perché, grazie alla camera d'aria presente all'interno dei noccioli, il vostro cuscino potrà rimanere caldo molto più a lungo. La pula di farro Tessiland è un prodotto naturale trattato termicamente. Si ottiene dal processo di decorticazione del farro. In questo modo il cereale viene completamente svuotato al suo interno, creando dei cuscinetti d'aria che donano proprietà elasticizzante alla pula ed un effetto automassaggiante. Perfetto soprattutto per cuscini per la notte, che danno proprio il classico effetto memory. I semi di lino si possono usare come alternativa dei noccioli di ciliegia per preparare cuscini riscaldabili, ottenendo cuscini davvero molto morbidi. Sono germinabili e pertanto idonei anche alla semina. Molto apprezzati anche nelle miscele per la zootecnica. Sono molto utili ed utilizzati soprattutto per amigurumi destinati ai più piccoli. Questo perché i semi di lino, essendo molto piccoli e molto morbidi, aiutano a rilassare il bambino, oltre a stimolare anche la sua attività motoria. Aggiungendo inoltre qualche goccia di olio di lavanda, lo aiuteranno senz'altro a rilassarsi. I truccioli di pino di cembro sono perfetti per la realizzazione di guanciali, cuscini da salotto, divano e sacchetti per armadio, soprattutto perché grazie all'olio e al forte aroma che emanano, danno senz'altro un grande sollievo per chi soffre di emicrania. A questi prodotti vanno aggiunti anche l'olio essenziale di lavanda e l'olio essenziale di pino cembro, che appunto proprio per il loro formato possono essere aggiunti con piccole gocce ai vostri sacchetti, ai vostri cuscini, ai vostri amigurumi, in modo tale davvero da sprigionare al meglio il loro fantastico aroma. Oltretutto questi noccioli, questi fiori di lavanda, la pula di farro possono essere inseriti praticamente all'interno di una piccola sacchetta che potrete riporre in un caldo microonde come valida alternativa, come abbiamo detto prima, proprio la borsa dell'acqua calda, oppure in congelatore in modo tale da essere una valida alternativa al ghiaccio da poter portare con sé e quindi senz'altro da potersi anche per via della forma e anche per via dell'aroma adattarsi bene ad eventuali punture di insetti o magari dolori dovuti ad una caduta, che senz'altro potranno dare davvero grandissimo sollievo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e mi raccomando, ricordate che tutti i prodotti che abbiamo visionato quest'oggi sono 100% made in Italy. Manteniamo forte il valore della qualità e dell'Italia e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!